Siamo tornati al bar di Augusto a Rioto, nata nota una casa, qui a Penna Sant'Andrea, un bar che sta per festeggiare i 35 anni di attività. Parliamo però anche d'altro, anche di tempo, perché Augusto produce anche limoni, ma può essere. Ma tu ti ricordi l'anno scorso quando abbiamo fatto il video all'albero di limone che metteva gli aranci? Sì, e adesso hai lo stesso. No, quello seguito a mettere l'arancia. Poi c'è un limone che mette i limoni. Facceli vedere. Eccoli qua, e li mette. Questo non gli si dà, io non gli do niente. Sì. Manco l'acqua di rame, niente. Per cui eccoli qua, sono un po' sbrucciolosi, non sono. E questo stamattina l'ho portato per un amico. Non so come fa a mangiare. Vabbè, Ma questo è frutto del clima che è cambiato però. Ma allora, questo è Marco di o no? Loreto, che ogni tanto ci azzecca, ma ogni tanto no. Però io lo frego perché ho l'alberelli questi qua, tutto a sud-ovest, coperte poi dalla casa, qui venti da nord-est, non li prende. Se non fa la neve, se fa il ghiacciato, ormai questi sono un po' vecchi come alberelli, non gliene frega più di tanto. E allora c'è una produzione esagerata di limoni. Li dobbiamo provare. Ma, dobbiamo provare, se vuoi te lo mangi uno. I limoni vecchi, questi qua, quando stanno per fiorire, li devi togliere, se no se li frega la forza, se lo frega il limone vecchio Ah. e il fiore non produce poi come dovrebbe. Allora cerco di regalarli. Bene, Oh, siamo pronti. vi sto regalando, ma questi sono per un amico di stamattina. Se passi domani te ne porto una buccia, se vuoi vai a casa e te li raccogli da solo.